I migliori film della storia del cinema italiano e internazionale restaurati saranno proiettati in due cinema di Potenza, da lunedì prossimo fino al mese di dicembre, nell'ambito della rassegna Cinema Ritrovato, organizzato dalla Lucana Film Commission in collaborazione con l'Università della Basilicata. Il 2 novembre, invece, in occasione delle celebrazioni per i 40 anni dalla morte di Pierpaolo Pasolini, al Cinema Due Torri di Potenza e al Comunale di Matera sarà proiettato Salò o le 120 giornate di Sodoma. La presentazione della rassegna si è svolta ieri nell'Aula Magna dell'Università degli Studi della Basilicata, in programma proiezioni di importanti opere del passato nella loro versione restaurata. Dal 12 ottobre dunque fino al 22 dicembre a Potenza, a soli 2 euro a proiezione, sarà possibile riscoprire grandi autori e film che hanno fatto la storia della settima arte. In programma anche la proiezione del film Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini, il 2 novembre nei due capoluoghi in contemporanea con molte altre sale italiane a 40 anni dalla morte dell'intellettuale. Alla conferenza stampa di ieri mattina hanno partecipato Pari delle Porace, direttore Lucana Film Commission, Aurelia Azzole, rettore Unibas, Emanuela Geri, professoressa di storia del cinema dell'Università di Basilicata. Durante la conferenza stampa è stato illustrato il calendario completo della rassegna. Le opere, è stato sottolineato dai promotori, saranno proiettate nelle giornate del lunedì e del martedì presso il Cinema Don Bosco e presso il Due Torri. Due gli appuntamenti. Alle 15.30 la rassegna sarà aperta agli studenti, mentre alle 20.30 sarà aperta al pubblico. Cinema Ritrovato in Basilicata è realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna.